bravo Gianarino, bravo. Ma questo freddo che fa te. Arbitro, sei un cretino. Vieni qua, vieni qua.
Sì,
Massimo! Grazie Leo! Leo, calma!
Veloce, 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 veloce! Dai, allora!
Thank you.
massima che sta andando. Thank you.
fantastica. In italiano. Sarere non essere è come il filare non tessere. Non in linguaggio aulico. Contro processi, contro appelli, cartelli, cartellate. Più che un uomo direi appunto un uomo. Corrotti pagati dall'avvocato Agnelli. Non si può dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Sono pienamente d'accordo a metà con il mister. A lei due. Sono contento di avere un carattere molto, molto eccezionale. Quando lui è mondiali. Perché mi fa distruzzare? Mai dire gol. In collaborazione con Fazzoletti Kleenex. Non è un medicinale. Usare senza moderazione. Audiola, la mia autoradio. Amici di Italia 1, ma soprattutto amiche di Italia 1, è la voce qua. Più nasale del solito, Carlo, mi complimento con te. E tu lo sai perché? Perché questa è una giornata indimenticabile, una giornata importantissima per il calcio italiano. Oggi? Sì, sì. Perché? Oggi 8 marzo del 92. Sì, ma di perché? Si celebra la 50esima puntata di Mai Dire No! Sì. Ma scusa, non ci avevi detto nulla? Non volevo dirvelo prima per non sciupare la sorpresa. Ma da quanto lo sai? Tu l'hai segnata dalla prima, per Benino, dalla 50esima. Ma sai che effetto mi fa questa cosa? No. Nessuno, assolutamente nessuno. Mi lascia completamente indifferente. Sei un senza cuore. Sei un senza cuore. Esatto. Ok, va bene, va grazie. Bene, ma non vogliamo parlare di questa giornata calcistica che tante emozioni ci ha dato? Parliamone. Per esempio il Bari ha raggiunto il Cagliari e il Verona quota 17. Io ne parlerei con le ultime parole famose. Ma no, dai. Ad esempio, a proposito di Milan e Parma, guardate cosa aveva detto il padrone del Parma, Callisto Tanzi: per non fare torti a nessuno vogliamo battere Milan e Juve. Non so ora come la metteranno con la Juventus. In compenso Melli aveva detto: domani lo squadrone di Capello potrebbe subire la prima sconfitta. Anche lui profeta in padre, complimenti. E in compenso Scala, l'allenatore, era sicuro di inguaiare la capolista, la mia squadra e mezzi, per tentare la sorpresa. Sì. Ed eccola infatti la sorpresa, Simone, che non segnava da alcune settimane, non so se adesso, anche perché non giocava, detto forse fra noi, perché, infatti non so se da 50 o da 4. Ecco il secondo sempre di Simone, doppiettina, che ci mette lo zampino anche nella terza, mentre Grunzi mette lo zampone, cose che capitano. Mentre invece per Juventus-Napoli Vinicius aveva dichiarato: oggi sento la vittoria del Napoli grazie a Dalemao e a Careca. Tra l'altro era l'unico a sentire la vittoria del Napoli ieri, visto che oggi non c'erano i giornali. E invece il Napoli non ce l'ha fatta, vedete i gol con i quali Baggio, non Dalemao e Careca hanno affondato il Napoli, e la tripletta segnata da questo gol di Giancarlo Marotta. Ma non Marocco, si chiama Marocco Marocchi. Ma Ezio Rossi invece, a proposito di Verona Cremonese, aveva dichiarato: dopo tre sconfitte dobbiamo assolutamente centrare la vittoria. Hanno centrato invece ripetutamente più e più volte Michelangelo Rampulla. Eccolo qua. Ci ha pensato prima Stojkovic su rigore e poi Magrin sempre su rigore, complimenti. E la porta l'ha centrata invece la Cremonese due volte. Sì, questo per casualmente. Con Flavian Cic. Raggiungendo così appunto su due pari il Verona stesso. E addirittura Gualco, eccolo qua. Sono cose belle, cose che riconciliano col calcio. Ecco, cosa ci hai preparato per questa 50esima puntata come perla, Carlo? È una perla bellissima. Siamo nel campionato di promozione molisano. Ah, questo. Sì, sì. L'incontro è fra la Cerrese e il Venafro. No, Venafro, il Venafro te lo è la squadra inventato. Con la maglietta stile Juventus, bianconera. Siamo al comunale di Venafro, credo. Vedete, per un motivo banalissimo, no! Si accende una rissa. Un genio, sì. Ha detto: no, stiamo calmi. Poi gli ha tirato un garontolo in piena faccia. E però tutti sportivamente vanno a redarguire con le buone il giocatore. Ma è bellissimo. Sono scene che fanno male al calcio, diciamolo. Ma soprattutto hanno fatto male quello che si è scaraventato per terra. Entrano anche le forze dell'ordine, una vera e propria fagiolata. E la cosa bella è che i giocatori a questo punto escono spontaneamente dal campo. Tutti? Ho visto, sì, anche un burfaldino lì in mezzo. Sono cose strane, ma tutti hanno abbandonato il campo a questo punto. E i tifosi. E chi allegri ha vinto, scusa? Non lo so, non ci importa. Ora c'è la pubblicità che cambia canale, è un sacripante. Fazzoletti Kleenex. No. Ah no? Per domenica gol. Buonasera, sguardo la prima posizione della classifica dei marcatori, sempre al comando Van Basten con 20 reti, l'attaccante sì. Milan che oggi non ha segnato, ha segnato invece due gol, entrambi su rigore, Baggio della Juventus sì. Che raggiunge Careca del Napoli a quota 12, un gol per 11 gol per Battistuta della sì, Fiorentina, ma non l'hanno segnato. 10 dove gol Battistuta? Per Aguilera non l'hanno del Genoa, segnato perché è odioso alla redazione. Assegno. Vabbè. Primo commento a caldo della di 24esima di campionato con Aldo Biscardi, no. Aldo, si è ripetuta una situazione illusoria per la Juventus con il Milan svantaggio. Sì, e poi tu hai detto illusoria, secondo me proprio Capello è un illusionista, certo, un cultore dell'impresa di Houdini, sì. Per rimanere ai tempi moderni, ai tempi di oggi, un allievo di Silvan. Ma molto velocemente, sì, Silvan e Houdini, Marco Mazzocchi, due personaggi dello stadio molto di Parma, simili. Abbiamo pochissimo tempo, Marco. Batte rapido la punizione Van Basten, il cross di Simone,
Grun per anticipare, Rijkaard fa autorete. Sì. Ecco, dobbiamo interrompere quel collegamento per avere la possibilità di dare i protagonisti di questa giornata di Serie A nei voti di Domenico Moraci. No, ho paura di quello che può succedere. Vediamolo. Non c'è. Per fortuna. C'è solo qualcosa di grave. Non va in onda. Qualche istante. Ma pure qualche minuto. Caro Zoff, ah no, purtroppo va in onda. Voto 4. Suarez. Caro Zoff. Il Cagliari a Milano l'ha fatta quasi da padrone. Sì. Allora non era colpa di Orrico se l'Inter non girava. Voto 4. Vabbè, ma perché non dai 4 ai giocatori? Possiamo risentirlo, non ha senso. Possiamo risentirlo, per favore. Ecco, grazie. Non ha senso quello che Suarez. Sì. Il Cagliari a Milano l'ha fatta quasi da padrone. Allora non era colpa di Orrico se l'Inter non girava. Voto 4. È colpa di Suarez, erano i giocatori al limite. Va bene, complimenti. Ma sai perché l'ha fatto? Per poter dire Suarez. Secondo me è un burfaldino. Sì, è l'addizione perfetta. Comunque è il momento di aggiornare la nostra classifica dei non marcatori. A quota 7 troviamo Aguilera, Pato Aguilera. Lo vediamo in tutte le sue geniali esibizioni di questo campionato. Bling. È molto preciso sotto porta, è per questo che il Genoa lo ama. Ha dichiarato che poteva dare di più, però già 7 non gol si trova benino. Ecco anche un rigore, solito Rampulla. Qui è contro la Fiorentina, ma Regini si è opposto bene. E qui è contro la Fiorentina. Qui fa di tutto, vedi? Semina lo scompiglio, il panico e voleva poi c'entra in testa. Voleva essere sicuro di sbagliare. E ce l'ha fatta. C'è riuscito e questo è di oggi, roba fresca. Era più facile segnare che sbagliare. E passiamo questo è Mancio Mancini. Anche lui a quota 7. Ma non è l'Inter. Che è lo stadio di Genova che aiuta, sarà l'aria, non lo so, il clima. L'aria di mare, forse qui ancora contro l'Inter. Contro il Parma con Taffarella per terra, praticamente lo grazia, un rigore anche per lui. Strano, ha dato un calcio di rigore. È caratteristica di questi non gol ad ora. Ma uno si può sbagliare comunque, capita. È vero, uno. Ricordo anche Rivera ne sbagliò qualcuno. Sì, ma anche due si possono sbagliare, dai, in fin dei conti. Tre comincia a diventare eccessivo, eccolo qua, si dispera. Siamo saliti a quota 9, Battistuta. Perché l'hai segnato Battistuta? Potevi evitare di segnarlo. Per fare vedere a casa che noi ce l'abbiamo nella nostra titolatrice. Klinsmann a quota 11, osservatelo. E questo è bellissimo, eh. Io ho il poster appeso in camera di questo non gol di Klinsmann. Che l'ho portato a 11, a 13 c'è Sosa, a 14 invece Pelevialli. Eccolo qui. Osserviamo gli ultimi tre gol che si è mangiato. Male, bello questo. Questo è un bel gesto stilistico e atletico. Tutti e tre in un unico incontro, quello contro il Parma. E Taffarel che l'ha stregato. Ma non gli sono bastati per raggiungere la vetta della classifica, no, perché diciamo, c'è ancora lui. Diciamo che gli sarebbero bastati, ma oggi Raduccioiu furbino. Perché non è un fesso, si è superato. Ricordiamolo. Questo non è oggi. Quello questo... contro il Bari lo portò a quota 14. E oggi nell'incontro ha sentito le radioline, Vialli lo aveva raggiunto. Mancava poco alla fine, ma lui con uno spunto perentorio va a quota 15. Facendo la gioia del suo allenatore Fascetti, aggiorniamo quindi anche la classifica squadre. C'è la Sampdoria in testa con 29 non reti. Il Verona alla tallona con 26. Il Napoli solamente 6 volte ha sbagliato un gol. Complimenti al Napoli. Può far bacco, mi viene da dire. E complimenti anche ai telefoni. Pronto? Ma dove Pronto? Siamo? Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Il signor? La signora. Come? La signora. No, volevo il nome. È Camilla. Come? Sono una femmina, sì, ho lavorato. Capita, cioè, non ha capito per un'ora. Ci ho messo un'ora a capire che era una donna e non un uomo, complimenti. C'è un intasamento, sì. Immagino. Pronto? Nel suo cervello. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, parlo con Brera? Parla con l'Accademia di Brera. Lei è la signora? Io sono della Chanel, dell'alta moda. Dell'altro modo, sì, della Chanel, ma mi dica il suo nome, signora. Sono Roberto Chanel, dovrei fare una domanda a Brera. Certo, ma lei è anche fortunata perché la prima signora Roberto, signora vince un Princeps cuore. Ah, però lo affideremo a lei, eh? È un uomo. Lei è un uomo. È un chiedo uomo. Scusa. Vabbè, ha sempre queste difficoltà di distinguere. Capito Brera? Ah, allora il telefono. Cioè, pensa come è ridotto quello lì. E le toglie le gravi. È il telefono che filtra e le toglie le gravi. Bene. Ma dovrebbero toglierti la patente invece. Non fa nulla, noi andiamo tutti con lì. Klinsmann! Scuravi! Scuravi si dice. Sì, sì. Blanc e Ferrara. Blanc. Si dice Blanc. E Ferrara. Scusatemi. Un'imperiosa sgroppata di Aldair. Si dice Aldair. Di Chiara. Bravo. Mateus. Carnevale. Ancora Scuravi. Si dice Scuravi. Leonzio Salvatori.
Ben arrivo! È morto. Un geniale assist di Marocchi. E Padovano ringrazia. Preciso. Anche eh? Tacconi ha ringraziato, eh? Ancora Scuravi! Si dice Scuravi? Lo so. Gualtiero Zenga! Una pregevolezza tecnica dell'arbitro Amendolia. È grande. Che bravo. Robertino Baggio! Eranio sbaglia un gol da posizione impossibile. Ha presunto troppo. Si è addormentato, più che altro. Ancora Klinsmann. Strano, eh? Bah. Asparagio Maiellaro! Porro! Grande. Ferrara su Conte. Thomas Doll. E Mobili, che per evitare una rimessa laterale decide di buttarla in calcio d'angolo. Eh beh, astuto, eh? Eh beh. E per l'angolo fair play abbiamo Nela, che festeggia la vittoria a modo suo. Lo vedete? Cioè? Allegro. Ringrazia tutti. Spensierato e sorridente. Ringrazio e attenzione, Pagliuca mostra un souvenir che lo sportivissimo pubblico bergamasco gli ha regalato. Ma cos'è, una biro? No, sì, credo punta fine, credo. Abbiamo anche un tifoso del Parma che molto sportivamente si complimenta con Van Basten. Guardate, no, non te la do. E a vai casa, a casa a pedalare. E ora, signori e signori, è un genio. Guardate cosa fa Baresi. Prende la palla di mano, poi cade e fa finta di averla presa sulla testa. Vedete, si mette le mani in testa dicendo che dolore. E l'arbitro ci ha creduto. E l'arbitro ci ha creduto, faccia di velluto, gli ha anche detto. Sono cose incredibili. Sono cose veramente dove incredibili. Dove andremo a finire di questo passo? Come peraltro le nostre interviste. Magnoli, qualche giocatore ha detto che avevate anche la testa, avevano la testa a Liverpool. È anche difficile discutere dopo un 3-0, no? Ma io dico che è difficile discutere dopo un 3-0 in questa maniera qua, come è successo. Giusto. Come è successo. E ride. Ma la partita l'ha vista anche lei, penso. A parte che io lo posso aver vista da parte genuana, lei da parte juventina, ma... Grande Osvaldo, una frecciatina. Ma perché juventino? Ma non lo so. Costa sta cercando di dire che l'ha vista a centrocampo lui. Tristissimo. Maurizio Mosca difenderà il prossimo 9 novembre Maurizio campione Mosca. Italia, il suo titolo di campione del mondo. Maurizio Stecca. Maurizio Mosca. Sono cose belle, complimenti a Liga. Lazio e Roma, una giornata dedicata a queste due squadre, non tanto perché si tratta per l'appunto di una stracittadina, sì, ma quanto soprattutto... Aiuto, fermatevi. Perché un giorno che io vedo favoreggiata la Ternana, è giusto, favoreggiata l'altra squadra, io dico che è bravo l'arbitro e l'altra squadra dice che l'arbitro non è bravo perché non è stata favoreggiata, è giusto, cioè non è stata favoreggiata, diciamo che ha azzeccato il secondo gol, direi molto molto bello, molto bello, c'è stato un spettacolare. Era la variante a scarica, credo. Quindi tutte le cose che gli sono state attribuite, sicuramente le più tante, tantissime, se non tutte, non sono vere. Le più tante, tantissime. Le più tutte non l'ha detto. Ma no, però forse lo dice adesso. Si guida con che parte del corpo, soprattutto quando c'è l'acqua? Con culo. Ah, bello. È importante solo ma oggi. Non è una battuta, però, perché il baricentro no, lì, no, non è una battuta. Veramente il culo veramente. Vabbè, ma facciamo un dibattito di ore. Un bel salottino. Bravo, Ago, complimenti. A voi la linea. Bella intervista comunque questa di Agostini. E non c'è più l'audio. Sono cose che capitano anche nelle migliori famiglie. Sì. C'aveva anche l'orologio girato da Mascelli. No, l'audio c'è, forse. Sentiamo. C'è uno strano audio in sottofondo. È l'audio di un bagno degli spogliatoi. Due martellate, ho sentito. Si vede gente a caso. Dimmi. Ah, si sente, non si sente nulla. Chiamali. Cosa no, chiamo? Beh. Io non sento più niente. Non si sente. Ma andate in onda sta roba. Sì, sì. Ma gli altri due è parlano bellissimo. Da ore e non succede niente. Questi qui chiacchierano. Ma Mascelli se la rideva pubblico. Giustamente. Ho capito, va bene. Vabbè, cosa capito? L'importante è che abbia capito lui. Posso chiudere lo stadio? Forse. Sì, lo chiude lui. Lo riaprirà domattina. Chiudo lo stadio? Ma sì, fai pure. Mi state facendo la scherzi a parte? Ma a chi? A lui? A Dante Ferrara. Ma per piacere.
Niente, vabbè, sempre muto. Questo è un quarto d'ora ormai. È un momento di alta televisione. Ah, ecco. Un po' carnevalesca, siamo sotto il carnevale. Lo ammettono anche loro. Di qui studio, a voi stadio. Bravi. Anche loro di qui studio a voi stadio. Bravi. Attenzione all'intervista. I tifosi che sono muti qui per te. No, comrade. Fa bene a fare una domanda in italiano a Gascogne, che è in Italia da due minuti. Prima vorrei sentire qualche cosa da Gascogne. Vorrei intanto provare. Da chi? Gascogne? Va bene, l'interprete simultaneo, tutto bene? È giusto, ci vuole l'interprete per interpretare Biscardi a un interprete italiano che poi lo traduce a sua volta a Gascogne. Di aggiustare le cose, non cominciamo male questa sera. Sarebbe strano, allora, sarebbe la prima volta, credo. Va bene? Paul, mi ascolti? Ma quelli chi sono? Va bene? Assolutamente no. Ha già capito tutto il calcio italiano, vuole. Ma ora c'è la pubblicità che cambia canale, è un burfaldino. Spazzolini. Cari amiche burfaldine, è dura oggi, a voi. Oggi è molto dura. Dobbiamo scegliere il gollonzo di questa giornata. Vediamo quello di Michele Serena. Ricordiamo che il gollonzo è il gol bellissimo stupido della giornata. Questo non può essere definito gollonzo, complimenti. Se non per il fatto che l'ha fatto Michele Serena. Però ne ha fatti due, quindi... Vediamo un po' questo, il primo gol dell'Ascoli contro il Foggia, è un gol di Dainzara. È una genialata. Bravo, però gliel'hanno un po' regalato. Però l'ha cercato, quindi... Vediamo allora il secondo gol dell'Ascoli. Beh, lo segna Birof e questo già... Vabbè, oggi al Foggia segnava chiunque comunque. Non c'era il portiere, così a vedere queste immagini. Invece di solito... Qui non c'è invece nessuno a marcare Scurari, lo segnavo veramente anch'io. Ci siamo, hai scelto questo tu? Non lo so, si può fare di peggio, questo è un bel gollonzo ma è un autogol. Quindi non va bene. Non lo consideriamo. E litigano anche in panchina, cose strane. Vediamo un po', questo è il gol della bandiera del Napoli, gli hanno passato due tocchi degli avversari a Padovano. Padovano dormiva ma è riuscito a infilarla lo stesso. Direi che è un gollonzo ma si può fare di meglio. E ha coraggio di esultare. L'ha presa col ginocchio, guardate bene, attenzione, palla sul palo, no, sul un ginocchio. Po' più sul ginocchio direi. Non solo, ma senza volerlo tra l'altro. Sono cose strane, complimenti a Florjancic, uno jugoslavo. Florjancic, hai ragione. Ma guardate, facciamo un passo indietro, torniamo a ieri, guardate cosa è successo. Se parli in italiano è meglio però. C'era l'incontro al vertice tra Barcellona e Real Madrid, il Barcellona era un punto indietro in classifica Real Madrid ed è andato in vantaggio con questo gol di Koeman. Ha dominato per tutta la partita. Una bella carocchia, dobbiamo dire. E guardate però cosa è successo a pochi minuti alla fine, praticamente il Barcellona aveva fatto il sorpasso, sarebbe stato in testa alla classifica, ma poi ha dovuto ringraziare il suo portiere Zubizarreta per questo capolavoro. Non ci credo. Pensate come saranno stati contenti i suoi compagni di squadra. Non si può convalidare un gol del genere. No, hanno internato il povero Zubizarreta. Quindi Barcellona è ancora un punto indietro al Real Madrid nel campionato. E Zubizarreta in compenso non è più il portiere del Barcellona. Non è più niente, credo, addirittura. Ma occupiamoci del calcio olandese, un calcio che ci dà molte gioie e molte soddisfazioni. Eccolo qua. Questo è l'incontro fra l'Ajax e il Roda. Hai fatto bene a dirlo, ricordiamo che il campionato olandese è il più bel campionato d'Olanda, questa è una cosa importante da dire. Abbiamo anche il replay di questa occasione mangiata platealmente. Vabbè, capita. A Porto Romano Sguarnito. Era Duccioio, ne ha fatti di peggio. Incontro fra RKC e PEC. No! Osservate gol direttamente su calcio di rinvio. Ma Pula al confronto è un bambino praticamente. I portieri in Olanda si danno da fare moltissimo in area di rigore avversaria. Guardate questo portiere con la maglietta verde, colpisce il palo. Grande, con uno stacco imperioso. Sì. Meritava miglior sorte. Era il portiere del Zupoc contro il Lovm. No. Sì. Due squadre notissime in Olanda. Mi dispiace, è il portiere dello Sparta Rotterdam. Ma dai, che incontrava in questa occasione. Ero convinto, deve essere lievemente diversa la maglietta. Contro però... il PSV? Sì, era il PSV. Qui abbiamo invece ancora in campo. Ma cosa ci fa il portiere? Guardalo. Guardate. Ecco qua, è il portiere del Punjung contro il Namf. Il portiere del Den Bosch ha segnato un gol a Roda in questa qua. Maniera. E guardate. Poi si sfibra una clavicola facendo la capriola come Scuravi, ma sono cose belle. Riconciliano col mondo del calcio. Quindi Rampulla non può essere considerato una mosca bianca nel grande baraccone del calcio. Ma neanche una mosca zezzè, fra l'altro. Attenzione, qua c'è un altro portiere, è il portiere del Bourgogneux contro il Zambong. Non ne sarei così certo. Fa una genialata. In questo caso perde però, il pallone come un bambino. La sua fuga in avanti è stata punita. Ce la fa? Il pallone alla fine. No! Un bambino non sono dell'asilo. Cose belle. Nessuno lo ha redarguito, però. È vero. Attenzione, il Fofof. Mugnugnù. Ecco, ti prego, Giorgio, di piantarla. Un bel portierino. E anche qui Rampulla dovrebbe imparare questi...